E spero davvero che sarà un anno migliore, si dice sempre così, no? Dell'anno che è passato. Sì. E parlare i primi dell'anno della Ferriera, nei termini nei quali si sta parlando oggi della Ferriera, mi preoccupa molto, lo dico perché conosco il tema, ho lavorato sul tema della Ferriera per tanti anni. Se la Ferriera è rimasta aperta e se gran parte di quel sito è stato fortemente oggetto di un imponente risanamento ambientale, anche perché abbiamo fatto un accordo quadro tra i primi in Italia nel 2015 ed ha permesso non soltanto di aumentare il numero dei dipendenti, ma anche di creare delle certezze, certezze sulla sicurezza dell'ambiente. Ovviamente tante cose ancora erano da fare. Io sono un po' perplessa, lo dico da subito, sulla chiusura dell'area a caldo, intanto per un motivo generale. L'Italia è un paese industriale e se decide di non produrre più acciaio finisce di essere un paese industriale, quindi dobbiamo semplicemente capire cosa vogliamo fare da grandi, ma non mi pare che le idee siano chiare. Quindi rinunciare alla siderurgia con la crisi dell'Ilva di Taranto, la chiusura dell'area a caldo di Trieste, sostanzialmente rimane ben poco a livello di produzione di acciaio in Italia. Il che significa che entrano in crisi anche altre filiere e settori importanti, penso a quello dell'auto che necessita di acciaio, importare acciaio ovviamente significa che cambia anche il modo di produzione in Italia. C'è un La settore crisi talmente si sta, fondamentale che ma non. guardi che la crisi si sta già sentendo, il fatto che si vendano meno macchine o che costino di più ha determinato già in Friuli Venezia Giulia la cassa integrazione dell'automotive lighting di Tolmezzo, solo per citarne una. Quindi è chiaro che è tutto molto collegato.